Il rischio era concreto e anche ieri pomeriggio, quando c'è stato il tavolo con Protezione Civile Regionale e che ci hanno insomma dato come indicazione quella che era preferibile chiudere le scuole, ci siamo adeguati subito e abbiamo capito che poteva essere una giornata non molto felice, e così è stato insomma. E la pioggia ha prodotto danni importanti, sottopassi allagati, problemi di viabilità, soprattutto abbiamo iniziato insomma con la zona di Villa Fastigi, Villa Ceccolini, l'area industriale che ha coinvolto anche dei danni anche l'azienda Scavolini e tutta la zona di Pontevalle e a ridosso dell'Edimar, per poi Muraglia, quartiere di Loreto e tutti i sottopassi chiusi, e ci stiamo attivando per riaprirli. Abbiamo riaperto anche strada Montefeltro, adesso continua il lavoro incessante di tutto il centro operativo comunale, sono tutti allertati in doppio turno, e la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, Marche Multiservizi, Aspes, abbiamo invitato i cittadini a rimanere a casa in caso di pioggia per evitare il congestionarsi del traffico e magari rimanere bloccati. È stata una vera e propria bomba d'acqua in qualche modo, che ha condizionato anche un intervento immediato. Insomma, noi ci stiamo lavorando, ma andare con le pompe a svuotare l'acqua mentre piove diventa un'operazione che è difficile da portare avanti. Infatti siamo stati un attimino buoni. Oggi nel pomeriggio le squadre invece sono tutte uscite, quindi abbiamo 4 squadre della Protezione Civile con le pompe che abbiamo messo in fila, diciamo, quelle che sono state le richieste e gli interventi. Abbiamo lasciato un attimo indietro le strade in frana per dare la priorità ai sottopassi. Una volta finiti i sottopassi ripartiremo già da stasera con la pulizia delle strade, la riapertura di quelle 3 o 4 strade che sono attualmente chiuse dalla frana. Aspettiamo di capire che cosa succederà stanotte e domani, anche se le prime indicazioni non sono molto ottimistiche. Ci danno pioggia per stanotte e una pioggia consistente per domani mattina, quindi fino a mezzogiorno dobbiamo stare con le orecchie diritte, avere tutti gli uomini a disposizione. E abbiamo anche la consapevolezza che riusciremo a fare molto, ma non riusciremo sicuramente a fare tutto. E quindi, ripeto, metteremo in fila gli interventi a seconda delle priorità. I Vigili del Fuoco si stanno facendo non in 4 ma in 8, sono impegnati su 50 fronti e anche loro sono tempestati di telefonate. Ci auguriamo poi che finisca, che arrivi presto Natale, perché qui ormai sembra di essere a novembre e si incomincia ad andare al mare.